ha un paio di difetti. Un po' terremotato. Primo è che la voce di Bobba in questo locale, però è bellissimo, veramente, quindi grazie al Comune di Macerata. E il secondo difetto è che qui è ancora inverno, quindi me ne sarete accorti, ce ne siamo accorti anche ieri sera, abbiamo fatto insieme un evento tra gioco e teatro e ci siamo gelati, fa più freddo qua dentro che là fuori. E vabbè. Però per il resto invece è molto bello e accogliente, e ringrazio tutti quelli che si sono intervenuti, che partecipano a questo Game Talk, che per molti di voi non è inutile anche la presentazione, ha come ospite speciale Sabato Nomaico, o meglio Michele, ok? Dicevo, tenteremo di andare a voce naturale, sì, esatto, se voi non sentite soprattutto quelli in fondo, esatto, basta fare ciao con la manina. Facciamo rimbombare, diciamo. E useremo i potenti mezzi. E il Game Talk è caratterizzato da tre momenti. Nel primo momento farò, perché io da bravo presentatore cercherò di fare un'intervista con Michele per portarlo in una direzione che dirò tra poco, perché forse sarà diversa rispetto alle interviste che magari hai fatto in giro. Sicuro. Ecco, perché in effetti per fortuna qualcosa ci siamo scambiati, quindi per te sarà anche una variante interessante, spero. E nella seconda parte, che su cui ti invito a dare risposte brevi, spiegherò anche perché. Ok. Una delle cose che si dice di te è che sei molto tuo, hai proprio Roy. Ok. Starò attento. Perché? Perché aprirò questa seconda parte alle domande dei tuoi fan, perché immagino che le domande che voglio fare loro non saranno quelle che faccio io. Quindi mi pare una violenza inaudita quella di non dare la possibilità di fare domande, considerazioni, eccetera, eccetera. Intanto che ci saranno queste domande, cambieremo un po' il parterre, perché aggiungeremo una sedia, magari ci metteremo un po' più bassi, oppure io mi metterò in piedi, ecco, farò veramente il nome di casa, e lascerò spazio a una fase dibattito che è aperta a tutto il pubblico, tornando sui temi della prima parte, che adesso dirò, e insieme a un altro ospite speciale, che è lo psicologo Maurizio Principi dell'associazione GLADAT, che è una delle associazioni che organizza il Game Labs. A questo proposito, visto che stasera magari ci sono tante persone che non hanno partecipato al Game Labs, fino adesso, fino a quest'ultimo evento, ecco qui la brochure, ne trovate a pacchi ovunque, e sono due giornate dedicate al gioco, ma anche sul gioco, e anzi questo è forse l'appuntamento che fondamentalmente è dedicato a parlare di gioco, cioè in cui si cerca di dare un contributo critico a quella che è stato un tentativo, la prima edizione, di creare un festival non come quelli di solito che ci sono in giro, dove si promuovono i giochi, diciamo una forma così commerciale del gioco. Esatto, qui invece l'idea di base è quella di promuovere il gioco come possibilità, opzione sociale di promozione dei diritti, promozione dell'espressione, in contrasto poi anche ai rischi, alle situazioni di disagio che si possono creare soprattutto per i giovani, ma non solo, direi, omologazione, dipendenze e via dicendo. Infatti il Labs, che organizza questo Game Labs, lo ha fatto insieme al mio dipartimento. Per chi non mi conosce, io sono Paolo Nanni e vedete la mia t-shirt, stammibene.info, è il sito e il progetto Stammi Bene, cioè la parola è facilmente intuibile, un progetto di promozione della salute del Dipartimento di Dipendenze Patologiche. Quindi c'è stata questa collaborazione tra un'azienda sanitaria, quindi la salute pubblica, e l'associazionismo, in particolar modo il LAS, ma non solo, ci sono i GLADAD, Gruca, Scaccomatto, CTR, Made Again, Ottobre, Fatti un'idea, una serie di associazioni che hanno collaborato a questi due giorni. E dicevo che appunto elemento fondamentale di questo incontro sarà cercare di dare questo contributo critico, perché noi vorremmo, questo lo dico a te perché magari ci rivediamo, creare un primo passo, un primo puntello per nuove attività, non solo una seconda edizione di Game Labs, ma magari attività che ci porteranno a diffondere il gioco, la cultura del gioco, come dicevamo prima, tra più persone possibili, grandi, piccini, certo, eccetera eccetera, perché crediamo nelle potenzialità del gioco. Questa è figa, funziona bene, guarda, già mi si allarga il cuore partire così, ma
quindi avrete capito, ti solleciterò anche su dei punti, perché devi sapere che a Game Labs soprattutto abbiamo pompato i giochi di ruolo, i giochi da tavolo, non solo, anche attività di gioco animativo, meno i videogames, perché tra l'altro appunto i videogames sono in quella categoria di giochi, perché potrei citare gioco azzardo per dire uno che è veramente al centro delle polemiche, i videogiochi pure riescono ogni tanto a, come dire, esatto, a catalizzare l'occhio pubblico, quello insomma... Non sai dove guardare. E quando colpisce i videogiochi è per metterli sotto accusa di solito su una serie di argomenti che creano isolamento, che creano dipendenza, che generano o comunque che contengono violenza, giusto? Su questo andremo, ma adesso mi sto zitto finalmente. Andiamo a una prima domanda che ovviamente mi scuso con tutti quelli che lo conoscono già, ma ti chiedo innanzitutto chi sei, o meglio, mi hanno detto che tu diventi videogamer, youtuber, oltre 130.000 iscritti, ma parti anche giocatore di ruolo, e cioè era qualcosa che facevi insieme o prima di diventare videogamer e poi addirittura videogamer professionista, se posso usare questa terminologia. Quindi ti chiedo se è vero e di raccontarci un po' quindi chi sei, anche a partire da perché ti chiami Sabaku no Mai. Chiedi di essere sintetico, non puoi farmi parlami di te. Ok. Allora confermami questa cosa. Qui no, meglio farlo domande interessanti e non banali su come la mia, chi sia la mia persona, eccetera. Cercherò di essere sintetico. Io sono qui non in forma di competenza psicologica, culturale, eccetera, ma come esperienza pura da videogiocatore e comunque competenza nel poterne parlare, perché fondamentalmente adesso da un po' di anni ci lavoro. E soprattutto la mia passione per il videogioco non è mai stata neanche da piccolo il semplice giocare. Mi piaceva il mercato dei videogiochi, quindi leggevo tantissimo, studiavo il mercato dell'industria, le persone che ci lavoravano, eccetera. Cosa che molti videogiocatori non sanno neanche, riescono neanche a immaginare. Molti videogiocatori nemmeno, e so che sembra una follia a dirsi, ma se cercate bene l'input neuronale non gli arriva, i videogiochi li fanno persone. Quindi cominciano a identificare loro stessi con l'acquisto che fanno, e nasce una sequenza di strumenti psicologici tipo le tribù di videogiocatori che proteggono il prodotto affinché il loro stesso ego sia protetto dal successo o meno del videogioco. Identificazione assoluta. Sì, sì, idiozia detta. O comunque autodistruzione dell'ego del sé. Quello da cui vengo io in realtà, essere videogiocatore da quando ho 4 anni, poi ho cominciato a giocare anche di ruolo, eccetera, per lo stesso argomento che porta la passione dei videogiochi, la condivisione, l'introspezione, l'avventura, il crearsi un altro universo e vivere sceneggiature in maniera interattiva e non passiva. Poi attenzione, se ci sono cinefili qui, definire il cinema passivo è una bestemmia, perché il cinema non è passivo, interagisce con la tua interpretazione, ma è diverso da un videogioco in cui interagisci direttamente. Ma ci sono svariate anche branche per discutere, perché una cosa è un videogioco alla Metal Gear Solid in cui effettivamente l'interazione è inframmezzata da sequenze filmiche, e un'altra è giorni in cui invece ci sono cutscenes ma non contano, l'esperienza interattiva è la narrativa. Però di nuovo qua appunto vedete, questa è la pubblicità, li crea iperboli inutili per arrivare a un punto valorissimo. Quindi finalmente da lì arrivo, io ho sempre condiviso fin da ragazzino, fin da bambino mie esperienze, perché mi piaceva parlare del videogioco, questo è bello la scrivicitura sul gioco qui. Quello che fondamentalmente mi ha portato ad aprire un canale su YouTube nel 2013 è che fino al 2013 non avevo una connessione ad internet, altrimenti sarebbe accaduto molto prima, anche perché le stesse cose che faccio ora sul canale YouTube le facevo già di mio sul blocco note da quando ero adolescente, semplicemente facevo vedere quattro cani intorno a me che è bello, figo, eh? Sì. E poi mi sono affacciato sul web, in realtà inaspettatamente ottenendo un certo interesse di svariate decine di migliaia di persone. Quindi questo è, se devo sinteticamente, senza fare un racconto della storia che durerebbe più o meno 40 minuti, visto che è pieno di dettagli e spiega più o meno la reale origine, ho due motivi per i quali ho questo nickname così particolare in realtà. Il primo deriva dalla preadolescenza, vale a dire, nonostante non avessi la connessione di internet, l'analogico 56K che ho avuto fino al 2013, non che adesso sia messo meglio in realtà,
però c'è qualcosa di continuo. L'ho avuto, quindi riuscivo a capire che internet esisteva e di conseguenza soffrirne terribilmente la mancanza, anche a livello professionale, non parliamo di questo, perché lavorare nel videomaking, lavorare nell'industria cinematografica senza internet, no, eppure l'ho cercato di fare. Tuttavia c'era un comportamento dei miei coetanei, puramente coetanei, che io non solo non comprendevo, ma non sopportavo, puramente caratteriale questa cosa mia, il non capirlo, il capirlo magari sì, è un giochino, ma il non sopportarlo è puramente mia intolleranza, ossia il fatto che tutti i miei coetanei, tutti coloro che conoscevo, anche soltanto digitalmente, telematicamente, cambiavano il nickname ogni settimana. Sul Messenger, quelle sciocchezzine, cambiavano il nickname, no? Su forum, siti, cambiavano la loro identità web. Mi dava un strano fastidio personale, ma perché sprecano l'opportunità, da grandi, io già da grandi, di cercare il loro nickname e trovare le cose che hanno scritto da ragazzini, avere una loro history, no? E ho pensato, ok, devo pensare un nickname e tenerlo, non devo fare SuperMike6688, devo cercare qualcosa che mi possa piacere. E fu tra l'altro l'epoca nella quale ci fu un'eclissi totale di sole in Turchia. Andando in Turchia, vissi un'esperienza folle nel deserto del Sahara, anche terribilmente pericolosa. Turchia o Sahara? No, scusa, sì. Fermi. In questo caso, Sahara. Turchia era nel 1999, molto prima. Ho visto due eclissi di sole nella mia vita, adesso le ho confuse. Comunque, Egitto. Sahara, ho visto un'esperienza terribile. E da lì ho pensato, ok, il nome Michele, il mio nickname sarà Michael the Desert, fondamentalmente. Michele del deserto. Il fatto che molti siti, giustamente, specialmente all'epoca, ma poi hanno mantenuto questo codice, hanno dei limiti di carattere, quindi molto spesso dovevo limitare il mio nickname, e sintetizzandolo, apprezzando l'Oriente, avevo scritto Sabaku. Sabaku è deserto in giapponese, quindi quando lo volevo scrivere in maniera completa utilizzando un carattere in meno era Sabaku no Mai, che è Michele del deserto in giapponese. Soltanto un quarto d'ora proprio. E questa è la domanda zero proprio. Però allora qui si apre il punto tecnico, ci sentite, lo sentite, sì, o sentite. Serve arrivare al microfono, va bene? Magari sussurro al microfono. Ok, proseguiamo a voce naturale, ok? Scusate il disagio. Allora, tu mi hai già anticipato una delle domande che ti avrei fatto, perché dicevo, quando si parla di videogiochi nei giornali, diciamo così, che non sono specifici del settore, se ne parla per dire qualcosa di negativo. E una domanda che ti avrei fatto è proprio dire perché no, diciamo, ufficialmente a una moltitudine, non solo ai giocatori, quali sono i lati positivi del videogiocare? E tu già nella tua risposta hai inserito degli elementi importanti, no? Esperienze di introspezione, di interazione, di creazione e fantasia che viene stimolata, no? Mi sembra di aver colto. Ma se ti dovessi chiedere, visto che poi hai avuto anche l'occasione di giocare di ruolo, quindi sconnesso da un videogioco, quali sono le differenze e se le ritieni rilevanti tra il giocare quando ci si vede faccia a faccia e giocare in un multiplayer? Finiamo la sera. Vabbè. Se sono rilevanti, queste differenze? Sì, allora, inutile star qui a fare la lista della spesa che è stata fatta negli ultimi 25 anni, ogni 2-3 anni, di tutte le università del mondo che facevano le ricerche, le cose mica del videogioco, non serve. Sono sciocchezze, esattamente come andare tutte le settimane a vedere un film al cinema o leggere tutti i mesi un libro o due, eccetera. Insomma, è ovvio che il cervello si sviluppa facendo attività interattive. Grazie, siamo esseri umani. Che fortuna che succede. Fondamentalmente la differenza con il videogioco, e qui parlo per esperienza personale senza competenza scientifica, ma solo per crescita personale di me, ragazzo e oggi giovane uomo, più o meno buona parte della mia cultura generale viene dai viaggi che ho fatto intorno al mondo, ma il modo in cui ragiono, piuttosto che imparare il latino al liceo che serve per la mnemonia e tutte queste cose, l'ho sviluppato attraverso il videogioco. La mia conoscenza dell'inglese, non ho mai aperto un libro di inglese in tutta la mia vita, non perché non ne avevo voglia, non ne ho mai avuto bisogno. Mi divertivo da morire a scuola, perché io avevo i pacchi di compiti in classe da fare per tutti i miei alunni, perché mi passavano, la docente era un pochino distratta, quindi io facevo tutti i compiti in classe senza problemi, mi divertivo. Ho sempre avuto una competenza media, stupendamente media, dell'inglese senza il minimo sforzo, perché lo sforzo lo facevo mentalmente per cercare di comprendere la lingua inglese videogiocando. Senza internet non potevi andare a fare il traduttore, quindi
capivi l'inglese in una maniera talmente istintiva, piano piano, capendo l'ambientazione, che prima o poi la lingua, con comunque la scuola, colleghi molto più in fretta e impari la lingua. Lo stesso vale per l'intuizione, sia per quanto riguarda sceneggiatura, personaggio. Insomma, l'intelligenza si sviluppa sfruttando il proprio intuito, l'interattività di qualcosa, e vedere delle storie, perché sono create da esseri umani. E quindi, insomma, uno più uno si cresce. Questa è una cosa che riguarda il videogioco come qualunque altra cosa. Se tu leggi libri tutta la vita, anzi, sviluppi un vocabolario che chiunque altro si sognerebbe, perché se, non è che se videogiochi hai finito, dovresti cercare di essere il più atletico possibile, grazie. Però, viceversa, vai a sviluppare anche attività umane, perché quando videogiochi con qualcuno, poi attenzione, le generazioni nuovissime, qualche dubbio viene, però viene solo perché noi non siamo consapevoli di alcune realtà e le vediamo da lontano, e come sempre quando vedi qualcosa da lontano fai aspetta, sembra strano, poi in realtà probabilmente non lo è. Però è ovvio che crei dei gruppi di amici che potenzialmente o ti seguono nella crescita per anni, anche se non li vedi mai, perché è vero, non hai la copia fisica dell'amico presente, però comunque a livello digitale sono esseri umani. Quindi hai una comunicazione che oggi, io non sto a farvi esempi su cosa è successo nell'ultimo secolo per la storia dell'umanità a livello tecnologico, vorrei farvi un'idea di cosa è successo, perché generazioni separate da stati tecnologici come questo, neanche la rivoluzione industriale, cioè stiamo parlando di qualcosa che ha completamente cambiato la specie per sempre, per sempre. Però è più o meno fuffa, nel senso che adesso qui io potrei parlarvi per un'oretta di quello che può sviluppare a livello intuitivo, mnemonico, di interesse, di ricerca un videogioco, anche perché nell'istante in cui il ragazzino non succede perché si diverte e basta, ma tendenzialmente se videogiochi un titolo che ha una sceneggiatura ambientata in una certa epoca e si basa fortemente sulla storyline nostrana, fatto la storyline, insomma sulla storia della nostra specie, con qualche accezione fantastorica, è ovvio che ti incuriosisce e potresti informarti di più, ma lo stesso vale per la guerra fredda, lo stesso vale per la filosofia, la psicologia, eccetera, insomma, acquisisci input che potrebbero essere discordanti, alcuni ovviamente fantasiosi, ma che ti portano a informarti. Non voglio rispondere più a questa domanda, perché diventa aria fritta. Io potrei... è ovvio che interagisci con le persone, è ovvio che sviluppi rapporti, è ovvio che sviluppi intelligenza e crescita, è ovvio anche che se tu costantemente, tutta la vita, sei messo alla prova da un videogioco, sviluppi una sequenza mentale che ti porta a pensare che la vita sia una sequenza di sfide e hai già capito tutto, perché sei già avanti in questo e funziona, perché non c'è niente di meglio. Molti appunto potrebbero vedere questa affermazione come è una cosa sbagliata, ma in realtà cerca di far vedere come una cosa sbagliata, ma se un essere umano con un minimo di cervello riesce a vedere la vita come un videogioco, è una sequenza di obiettivi che devi superare con degli ostacoli, punto. Quindi, e non esiste, però non esiste il continua e non esistono le guide, quindi fondamentalmente può aiutarti a superare brutti momenti, perché magari ti stacchi un secondo e aspetta, questa merda che mi circonda è una sfida, cerchiamo di superarla, perché se non hai nessuna fantasia per appiccicarla, per farti qualcosa, è ovvio che viene la tristezza, sono soltanto un ammasso di carne all'interno del corpo di pelle, bruttino insomma, o qualche organo sospeso, trattenuto da qualche osso, insomma, perdi un po', quindi fantasia, cose belle, eccetera. Andiamo su sotto, perché sennò qui è... Allora ribaltiamola, se ecco. Posso permettermi, la sintesi è che il gioco, del resto come moltissime qualunque forma di comunicazione, intrattenimento, che crea intrattenimento, di solito lo crea oppure no, il libro, il cinema, il teatro, essendo appunto una forma di comunicazione, prevede che tu interagisci, cresci, ricevi stimoli, e questi stimoli ovviamente puoi anche metterci uno davanti, ma se tutto va bene questi stimoli non potranno che farti sviluppare nella vita altri pensieri. Ok, ci siamo. Allora andiamo invece a vedere, a ribaltare e a vedere il discorso delle insidie, ok? Perché si può ben dire che un linguaggio è quanto quello del teatro, dei libri, promettente, funzionale, stimolante, e nel mondo dei videogiochi però alcune insidie in particolare sono state osservate, e quindi io te le pongo davanti aspettandomi che tu mi dica se le vedi davvero come insidie oppure no. Di solito le accuse maggiori sono che videogiocare può creare isolamento, quindi il contrario della comunicazione, isolarsi in se stessi, e dipendenza, sedentarietà, che è una delle cose che banalmente
viene più spesso riferita a chi non esce, non va fuori, questa è la generazione che non va a giocare all'aperto, che sono anche banalità che, no, che io stesso a volte smonto quei ragazzi. Certo. E ti aggiungo questo, quei ragazzi, dimmi se sbaglio, io in particolare faccio una distinzione tra due grandi categorie di videogiochi che contengono un'insidia legata a un atteggiamento compulsivo nei confronti di questi videogiochi. Compulsivo quindi che diventa esagerato. Compulsivo basta, compulsivo. Ok, quindi negativo. Insomma. Sì. E la prima è quella che potremmo definire dell'accumulo, cioè è di videogiochini brevi. Alla Clash Royale, dove tu c'hai il giochino breve, quanto è breve spesso il gameplay dell'azzardo, ad esempio, che durando pochi minuti, 2-3 minuti, spinge subito dopo a avere l'intenzione di rifarsi, il nervosirsi se perdi, eccetera, eccetera. Poi bisogna accumulare gemme, denari, bisogna aprire i bauli, eccetera, eccetera. Quindi l'invito a shoppare, eccetera. La seconda categoria è la categoria a immersione, cioè quelli che creano un mondo così articolato che è facile starci bene dentro piuttosto che rimanere fuori su quell'altro. Ho identificato bene, male, come rispondi a questo insieme? Ah, partiamo da un presupposto. Il videogioco oggi non è il videogioco di quando noi eravamo piccoli. Tanto che in realtà, senza fare studi approfonditi, uno può avere tutta l'esperienza che vuole, ma si tende forse anche a sminuire. Ma com'è possibile che non si trovi un giusto equilibrio? Ma noi abbiamo visto sviluppare il videogioco e arrivare anche agli MMO. Nascerci dentro è un po' diverso. Ora, puoi specificare MMO? Sì, sì, sì. Gli MMO sono massive multiplayer online, quindi videogiochi permanenti su dei server che sono costantemente connessi con il mondo, e quindi tu non giochi la tua partita, giochi il mondo in cui tutte le partite si uniscono, che concettualmente è follia, è così da ormai più di 15 anni e passa. Tuttavia, non è farina del mio sacco, ma prima di parlarne vi faccio un esempio che avrei voluto fosse farina del mio sacco, ma non lo è. Non ricordo l'autore del libro che ha scritto questo fanta universo ovviamente paradossale, ma funziona da Dio. Ho letto questo libro e fa riflettere. Vado a dire, provate per assurdo, è ovviamente impossibile per come si sviluppa la comunicazione della nostra specie, ma provate per assurdo a pensare che il videogioco equivalga alla scrittura. Quindi il videogioco esiste dalla nascita della storia, e nel terzo millennio, diciamo, ci si avvicina alla nostra epoca, in questo universo parallelo opposto specularmente, nasce la scrittura. È paradossale, create questo universo, avremmo discussioni piuttosto accese nello stesso modo, perché i libri sarebbero visti come terribilmente pericolosi. Perché pericolosi? Perché non sono interattivi, e quindi tu leggi qualcosa di passivo che non puoi modificare e con cui non puoi interagire, costringendoti a una mente lineare che non crea fantasia. Pazzesco, pensateci un momento. Potrebbe succedere un discorso del genere con i nuovi libri nati dal nulla. Succede la stessa cosa con un videogioco, è più o meno lo stesso discorso, però in entrambi i casi in realtà insidie ci sarebbero, specialmente di confronto del fatto che comunque effetti collaterali in alcuni eventi ci sono. Poi ovvio bisogna stare molto attenti, perché ogni forma di umanità ha delle eventi instabili, quindi è normale che una volta collegate a degli avvenimenti o degli strumenti, una mente instabile può deformarsi in maniera negativa. Ora, la cosa più pericolosa in realtà è la perdita di empatia, e quello esiste, non è neanche da dirsi. Se tu, tutto sta ovviamente, perché noi non siamo una specie abbastanza incapace di sopravvivere da sola alla nascita, giusto quel pelo, quindi abbiamo la responsabilità, in quanto al caso fossimo genitori, di crescere il figlio. Quindi ovviamente sta tutto lì, non nel videogioco, ma nel genitore. Io ricordo una realtà, quindi parlo appunto senza la competenza, ma con mia esperienza, vi faccio un aneddoto. Io ho avuto molto, allora, i miei genitori, quando io ero bambino, il videogioco era Super Nintendo, eravamo molto sul nascere del mercato del videogioco, e quindi erano sull'attenti, oh mamma mia, il nostro figliolo sta davanti alla televisione. Poi ovvio che tutti stanno davanti alla televisione a priori, ma il videogioco è diverso, quindi attenzione. Però era molto più frustrante avere
l'obbligo di poter giocare soltanto un'ora al giorno, come mi era stato detto, che non in quel caso lasciarmi giocare e gestirmi, ma solo perché io magari so che avevo una consapevolezza di capire quando fermarmi. Il problema è che fare un'ora al giorno è esattamente come mettersi la sera alle 8:30 in prima serata e al 40esimo minuto di un lungo film rispetto a una televisione fai fare altro. È stordente, ti fa pensare di più alla frustrazione di non aver completato una partita che non averci giocato troppo. Ma questo è soltanto un ragionamento di un ragazzo che sono stato io da piccolo, che mi rendo conto che avrebbe giovato di più avere meno limiti ma più crescita a livello personale, come gestire me stesso. Tuttavia, il concetto di multiplayer online va gestito, ed è l'unico che è veramente insidioso insieme a Clash Royale e Free to Play, perché non sono due realtà che mancavano completamente alla nostra epoca, completamente. Quindi che succede? Il videogioco di per sé equivale esattamente a qualunque altro intrattenimento quando è chiuso all'interno di mondi offline semplici e finiti. Sono storie, nascono, finiscono e hanno dei microcosmi chiusi, ma non tutti. Ci sono casi in Corea di gente che si è ammazzata per giocare, cioè, però quelli sono coreani, hanno una cultura tutta diversa, e se durante sessioni di gioco di 45 ore non riesci a percepire che il tuo corpo ha dei bisogni fisiologici, forse è anche colpa tua e non del videogioco. Però è molto importante, appunto, al posto di pensare ai giornali e a quello che non funziona, di cosa che manca completamente, io, questo equivale anche al discorso televisivo che lo faccio brevemente, bisogna studiare il videogioco come genitori, sapere almeno che cos'è. A 50 anni il videogioco è mezzo secolo, cioè senza stare a dire che anche sport come il basket eccetera hanno avuto bisogno di 50 anni per essere considerati sport e non cazzatelle da stupidotti. Il videogioco adesso già il suo mezzo secolo andrebbe un pochino approfondito, perlomeno nel come funziona e cos'è, altrimenti vedi quello che scrivono i giornali e ti rendi conto che la cultura è inferiore a quella che potrebbe avere un bambino di 7 anni sul calcio, specialmente in Italia. Però qual è il punto? A cosa mi riferisco? In Italia manca la cultura digitale completamente, sto parlando di cultura, non viene insegnato niente. Io vi garantisco che rabbrividisco quando guardo la televisione, la guardo poco, perché basterebbe, senza stare a parlare del sistema scolastico che abbiamo come qua, ma i sistemi scolastici, a parte qualche isola del pianeta, sono sempre un po' un macello. Tuttavia, basterebbe insegnare un po' di comunicazione digitale, inserirvi videogiochi al cinema e televisione soprattutto, per aumentare talmente tanto la consapevolezza del nostro paese da fare impressione, perché le persone che guardano la televisione, io guardo in continuazione, e tutti i miei colleghi, non sto parlando adesso di videogiochi, tutti coloro che hanno una minima cultura televisiva sorridono e dicono, è ovvio, ma in realtà le persone non lo sanno, che ogni qualvolta, quasi ogni qualvolta ce ne sia bisogno, non riescono loro a percepire la differenza in un discorso, in un politico, di chi che sia, a distinguere il fatto che l'applauso sotto di lui sia veramente fatto a lui, scaricato dalla rete o gestito da un'altra parte. Si chiama montaggio video, la gente non sa cos'è il montaggio video, in Italia la gente non sa cos'è il montaggio video e è fottuta per questa ragione. Quindi, visto che siamo in balia della più becera ignoranza digitale, figuriamoci nel videogioco. Nel momento nel quale il genitore si rende conto di che cos'è un videogioco eterno, in cui più fai, più ottieni, per sempre, lì potrebbe crearsi l'isolamento. E lì, semplicemente, ovviamente non sto parlando di gente pelosa, che è un momento, a quel punto, o sei un instabile mentale, o non ci metti un secondo. Se io, durante anche il liceo, cosa che non ho fatto perché non avevo internet, ma da grande, una volta che hai consapevolezza di te, ti metti una volta e fai oggi gioco 14 ore con il collirio e lo fai con consapevolezza, hai fatto una cosa da pirla, bellissima, è un ricordo idiota, cioè lo fai, poi stai male, però l'hai fatto. Da piccolo no, da piccolo devi essere preso e buttato fuori, ma con dolcezza intendo. E soprattutto lì entra in gioco una cosa su cui non posso parlare, ma poi arriviamo al discorso di altre domande che mi avevi accennato, sì. E lì posso fare l'esempio concreto, però a questo punto dipende da effettivamente come il genitore si rapporta al figlio rispetto a internet, perché non è gnognone, a parte il fatto che di solito costano una mensilità, quindi già è fatto apposta per impedire di, ma non tutti,
E lo stesso vale per i free-to-play che sono molto molto vicini al gioco d'azzardo. Per farvi, per farvi capire un dettaglino buffo, loro 90% dell'introito grazie all'1% dei videogiocatori, che sono chiamate balene, whales, sono chiamate whales. Queste whales sono coloro i quali sono particolarmente presi da questi videogiochi. Si parla appunto di quelle meravigliose 8-9 ore al giorno costanti, anche perché essendo così brevi tu puoi fare qualunque cosa nella tua vita, ogni tanto ti chiami un pulsante, è tutto automatico esattamente come un gioco d'azzardo. E lì queste persone, beate loro, perché vuol dire che possono, forse non tutte ma possono, hanno una spesa annuale di 10-20.000 dollari solo sul giochino per cellulare ogni anno, ed è ovvio che la compagnia con quell'1% sta a posto, tutti gli altri fanno che la partita si stufa e lo tolgono. Però esiste questa meccanica, e questa meccanica è chiaramente da roulette costante, e puoi aumentare le palline. Cioè, qui ci sarebbe da fare uno studio che io non ho competenza per fare, ma ci sarebbe da discuterne, per speculare sulla psiche umana per sempre. Poi, nei confronti di altre insidie, violenza, eccetera, sono così tremende sciocchezze a livello di semplicità che si potrebbe fare un'altra risposta, ma ci arriveremo probabilmente dopo. E però potrebbe cambiare in futuro. È un bel macello, ma in realtà fondamentalmente la risposta mia breve è: serve cultura, perché altrimenti la gente non sa dove, non sa di cosa sta parlando e punta il dito, perché si è puntato il dito ogni momento della nostra triste, noiosa, ripetitiva, monotona, ciclica storia sempre su una cosa diversa, sempre negli stessi modi. E vi garantisco che l'esempio dei libri per me è un guanto, perché sarebbe esattamente così. Quindi possiamo accontentarci. Decisamente. Quindi il rischio di avere un atteggiamento semplificatorio, semplificativo, soprattutto che parte da un'ignoranza profonda dei meccanismi e del linguaggio di cui parliamo, e porta poi a fare delle accuse che sono male imposte proprio perché di partenza come le leggende hanno base di verità ma poi diventa puttana, e che potrebbero essere rivolte a qualunque altro tipo di forma di comunicazione, come l'esempio dei libri, no? Che all'improvviso arrivassero in una società che non le aveva mai visti. Ok, e allora a questo punto io ti rivolgo, questa già te l'aspettavi, ti rivolgo un problema pratico che io mi trovo ad avere, perché a volte appunto nel mio mestiere andare sulle scuole, fare anche degli format che parlano di giochi, ovviamente non ritengo di essere ultra competente, e di digitale, lì mi sento un po' più competente, e di insidie relative al mondo digitale, mi capitano delle domande a bruciapelo fantastiche. Il genitore che ti dice: mio figlio c'ha 11 anni, mi ha scassato talmente l'anima che alla fine sto GTA, sto Watch Dog, nonostante Watch Dogs, plurale, nonostante c'è scritto vietate minori 18 anni, ce l'hanno tutti gli amichetti, io l'ho potuto comprare. Tu che cosa faresti al mio posto? Cosa consiglieresti a questo genitore? Conosci tuo figlio, è la vera risposta migliore, c'è solo una differenza. Allora, il PEG e tutto il sistema di classificazione non va ignorato, è proprio stupido farlo. Esattamente come un bambino molto piccolo può terrorizzarsi davanti a Pinocchio, veramente, anche se è un film della Disney. Lo stesso vale per il videogioco. Il fatto è questo: la differenza fondamentale è che io ho un'esperienza personale. Qui usciamo dalla competenza sociale, umana, psicologica, parliamo di me, di videogiocatore, come essere umano. La mia forma d'essere, la mia intelligenza, intuizione, intuitività, forma di comunicazione, conoscenza della vita e chi sono oggi sarebbe stata molto diversa se non avessi avuto la libertà di giocare a quello che volevo da piccolo. Io da piccolo ho giocato in... Io ho giocato a GTA, veramente, no, GTA 5, però quello perché sono anziano, però ho giocato Resident Evil, Silent Hill, cose abbastanza, Silent Hill specialmente, se io vi spiegassi a 10 anni, a 11 anni, 12-13 anni, sì, 12-13 anni, che cosa ho... Io, tutti grandi, vi faccio questo esempio per farvi capire: un ragazzino di 12 anni che
che cosa videogiocato senza limiti. A Silent Hill è un videogioco d'ambientazione horror giapponese orientale con però una sagace e acutissima forma di interpretazione del nemico e del mostro che devi affrontare. È qualcosa che francamente si cresce scoprendo, proprio perché molti giocatori videogiocano senza andare in introspezione. Questo la mia passione mi ha portato a scoprire parecchi dettagli, perché giustamente quando hai un autore dietro un videogioco è una forma di intrattenimento, ma l'autore ci mette del suo, e l'autore ci mette anche una componente artistica, sceneggiativa e interpretativa pazzesca. Quindi che succede? In Silent Hill 2 le creature che si affrontano all'interno di questa città maledetta, che è maledetta per un motivo, bla 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 eccetera eccetera, sono incarnazioni concrete della psiche delle persone rinchiuse in questa prigione mentale. E non ci vanno leggeri, vale a dire, vi faccio questo esempio delizioso ed è il modo migliore per capire la situazione. Una delle vittime rinchiuse in questa prigione di città, diciamo tecnicamente, è una giovane donna che in realtà, a pensarci bene, era come sceneggiatura più giovane di molti di noi qui, che ci fa sentire veramente da buttare. Però, perché da quando ci gioco io era una donna grande, invece adesso è una ragazzina. Però, una delle boss fight, degli scontri difficili di questo videogioco, era letteralmente un tavolo, come può essere il tavolo da pranzo, ricoperto di carne, con degli zoccoli, tendenzialmente, una creatura strana, a modo suo bruttina, con un grumo di carne molto spesso, molto grosso e deforme sopra, come se fosse un tacchino. Ecco, tu lo combatti, la piccola, e fai, ehi che schifo! E fai, wow, che emozione, che figo, sono riuscito a sconfiggere questa boss fight difficile con i miei equipaggiamenti. Bella questa ambientazione, mi mette in inquietudine. Ok, ci rigiochi a 18 anni, 20 anni, e con la consapevolezza di una persona che ha avuto uno sviluppo mentale, ti rendi conto di cosa rappresentava, visto che la ragazza in questione era in un angolo singhiozzare a piangere, richiamando il padre, pregandolo di smettere. Fondamentalmente, se tu guardi la grande bene quella boss fight di un videogioco dell'anno 2002, quindi quando molto prima che raggiungesse la maturità del videogioco che ha oggi, quindi stiamo parlando di 15 anni fa c'era questo tavolo che era questo grumo di carne, è palesemente la palissiana, un essere umano in ginocchio ricoperto di carne, con decapitato, con la testa staccata, e al posto del viso c'è una vagina che vibra mentre un grumo vibra sopra dietro, perché è il padre che sta stuprando sua figlia su un tavolo di carne. Quindi giocarlo a 12 anni, ok, però in realtà, anche se non capivi che succedeva, questo è un videogioco autorale, ok, quindi c'hai dentro l'arte di un artista che folle che sia, ha un'idea. Molto, molto spesso i videogiochi sono puro intrattenimento industriale, come può essere un blockbuster. Transformers non ha vagine rotanti, è semplicemente esplosione e botte. Però altri film sono molto più autoriali, hanno dietro qualcosa di molto più, cioè, basta Shining, non è esattamente appunto un blockbuster hollywoodiano per botte ed esplosioni, gnocca e fuoco. Il fatto è questo: l'aver giocato comunque titoli come Metal Gear Solid a livello di sceneggiatura, o Silent Hill a livello di introspezione narrativa senza sceneggiatura, ossia interagire in un mondo che non ha una trama ma ha un'ambientazione che discute di se stessa attraverso tu che giochi dentro, e questi film non possono farlo mai, salvo piani sequenza all'interno di una foresta, ma lì hai già l'occhio del regista, nel videogioco l'occhio sei tu e cambia completamente la cosa. Anche se capivo meno, da una parte non mi ha traumatizzato in nulla, ma qui si arriva al singolo. Dall'altra mi ha permesso di continuare a farmi delle domande. Io ho un blocco note spesso così di un bambino, un ragazzino, di appunti che spiegavo a me stesso questi mostri cercando di capirli. Non li capivo, però cercavo di trovare una soluzione. Questo cercare di trovare una soluzione mi ha portato qui oggi a parlarvi così, perché ho sviluppato questa forma di interesse. Ora, GTA. Io ho giocato tutti i GTA crescendo. Il più impressionante è GTA 3, fu quello che introdusse la terza dimensione. All'epoca, indipendentemente dalla violenza che avevo in un videogioco, comunque Quake 2 lo giocai da molto prima di 10 anni, Quake 2. In Quake 2 hai delle armi da fuoco che fanno letteralmente saltare in aria gli avversari, che vengono poi divorati dalle mosche. Solo che tutto questo che vedi è costruito attraverso 6-7 poligoni al massimo. Quindi hai a che fare con rappresentazioni da quadro futurista, da Picasso, diciamo.
Quindi anche il bambino, con la fantasia che ha, percepisce chiaramente una differenza sostanziale, anche se in realtà, grazie al cielo, lo sviluppi. Io qua potrei fare una mia critica, perché vedo cose tristissime, visto che quando giochi in Final Fantasy, quando giochi in un videogioco fortemente narrativo, con la grafica in pixel art, praticamente a causa delle risorse tecnologiche dell'epoca, tu creavi il viso del personaggio, creavi la voce, il doppiaggio mentale, le espressioni, le animazioni che non c'erano. Oggi ce le mettono, spesso fanno anche cagare, e quindi non solo tu usi la tua fantasia, ma ti accontenti, e accontentarsi crea questi cosi, bambini strani che navigano e non hanno la minima creatività. Però questo è un discorso da vecchio, ai miei tempi era meglio, quindi... perché comunque in realtà ai miei tempi non era meglio. Se guardate un momento gli occhi di un qualunque personaggio di Horizon Zero Dawn, dici no, non era meglio per niente, perché guardi questo fai ok, allora tra un po' uscirà Death Stranding, a quel punto la mia vita sarà completa. Però l'unica cosa, e qui parlo da ignorante perché in realtà solo perché non voglio fare il bastian contrario, l'unica cosa che mi può perplimere nei confronti di un GTA 5 a un bambino è che è realistico, ha una definizione registica, sceneggiativa ed estetica molto vicina alla realtà, grazie all'engine grafico, grazie al fatto che Rockstar Games ha fatto due palle così quadrate e ci ha messo dentro tutto, da Scorsese a tutti gli amici che hanno fatto film su mafia, criminali, eccetera, e ci sono scene di tortura fatte solo per il gioco, perché c'è questo schizzato pazzoide che tortura una persona e fa: ma io sapevo già che scrivi nulla, devo solo divertirmi, tanto è un gioco, è uno scherzo sulla società americana, è uno scherzo sui videogiochi. Il bambino non lo capisce, ma il bambino non capisce neanche, non è che pensa che è bello torturare le persone, ovviamente. Il punto è, la risposta sintetica, bellissima, conosci tuo figlio, i miei genitori mi permettevano di giocare a Silent Hill, uno, perché non sapevano esattamente cosa fosse, due, perché mi vedevano sveglio, cioè, penso che il nostro figlio possa distinguere un videogioco dalla vita reale, e anzi, al di là dell'ovvio, genitori, conoscete vostro figlio, se vostro figlio comincia a piangere guardando Buffy, non comprate il Resident Evil. Se vostro figlio distingue molto bene le cose e ha una passione creativa, fate un po' quello che decidete voi, perché il peggio non è che finisci in galera se lo superi. Però è un consiglio, ed è un consiglio molto serio. Ultima cosa importantissima, e questa è una cosa che deve rimanere in testa perché è un esempio perfetto. Uno dei videogiochi che ha avuto più caos mediatico, perché ovviamente l'unico motivo per cui ha avuto caos mediatico non è perché c'era un reale bisogno che ci fosse, ma perché quelle cose, queste cose sui giornali portano tanti, tanti, tanti soldi, ragazzi. L'unico motivo per cui fanno contro il videogioco è che tira da morire, perché la gente è ignorante e ha bisogno di un capo di espiatorio per sentirsi migliore degli altri, quando in realtà tale esempio non lo è. Quindi, visto che bisogna puntare il dito costantemente, altrimenti la tua vita è inferiore, hai bisogno di sfogare le tue frustrazioni su qualcosa che non conosci, perché altrimenti che palle, è anche il motivo per cui nasce il razzismo, tutte queste belle cose, i giornali ci campano, perché giusto, è come i click, cioè, non so fare come funziona il giornalismo online, perché altro mondo, altra storia. Però è la stessa cosa. Ora, un videogioco che ha portato un sacco di denaro nelle tasche, anche degli sviluppatori, perché giustamente gli sviluppatori, Rockstar Games con GTA ha pubblicamente fatto vedere scene violente apposta per avere i giornali contro. Perché non è stupida, sa benissimo che avrebbe venduto 100 volte tanto grazie alla pubblicità negativa. Perché queste persone che fanno videogiochi sono molto più furbe di quelli che fanno giornalismo, perché hanno cultura del loro mezzo, ma anche di quello dei giornalisti, mentre i giornalisti spesso hanno solo cultura del giornalismo e basta, il che li mette su un livello differente, non certamente umano, ma culturale, e lì si fanno fregare, tra virgolette, ma è un gioco, è ovvio che il giornalista torna comunque bene, è un giro a livello lavorativo, ma a livello umano delle persone che sono vittime appunto del non sapere come funzionano queste cose, come l'applauso dopo politico, succede il macello culturale, la gente non capisce come. Questo videogioco di cui sto parlando si chiamava Hatred. Sì, Hatred è un videogioco che nasce con un concept semplicissimo: sei uno psicopatico e il tuo obiettivo è uccidere quanti più innocenti possibile. Facile. Questi hanno scritto: facciamo un videogioco così, perché? Tu aspetta, venderemo tantissimo. Pubblicizzalo così, dici queste parole e ti garantisco soldi. Fondamentalmente è andata così e i soldi li hanno fatti. Proprio per questa ragione, anche perché il giochino, alla fin fine, non è esattamente qualcosa di spettacolare. Ora, qual è la differenza? Perché questo videogioco, in realtà, indipendentemente
salvo tue psicosi e paralisi o problemi mentali, non è in realtà affatto indice di violenza. Perché per il genere questo è un discorso lungo da fare, fidatevi di quello che dico. Per il genere di videogioco che è, per l'inquadratura che utilizza, per il tipo di gameplay, quindi l'interazione che hai tramite input nei confronti del personaggio e dei suoi obiettivi, come viene strutturato il videogioco, tu, videogiocatore, che stai giocando a Hatred, non vedrai mai quelle persone che ti danno punteggio come persone, ma solo come obiettivi da abbattere, esattamente come Space Invaders con gli alieni. Perché non esiste nessuna forma di narrativa e coinvolgimento narrativo o di identificazione umana di quei personaggi. È molto, molto più violento Mass Effect quando ti fanno decidere se fare un'eutanasia o no, perché lì tu hai una visualizzazione di un essere umano. Lì invece è soltanto omini che esplodono, sono esattamente bersagli che potrebbero essere chiusi, e tu, videogiocatore, li vedi così. Perché tu stai, non stai pensando che bello sto facendo alle persone, tu stai pensando, cazzo, devo immaginarmi il pattern migliore per ottenere il punteggio più alto. È quello che fa il videogiocatore tendenzialmente, è esattamente come cercare di fare un libro game, devo scegliere la pagina giusta. Quindi bisogna distinguere come il videogioco comunica al videogiocatore, come il videogiocatore interpreta quella cosa. Poi ovviamente il discorso è, se sei pazzo, rimani pazzo, ma anche se leggi un libro di Hello Kitty, ma andrai a scarnificare i gatti, metterti il volto davanti al gatto per andare a uccidere le persone, sempre pazzo sei. Non importa il medium che utilizzi per sfogare la tua follia. Sintetico? Bene. Vai. Bene, quindi diciamo che le frasi chiavi possono diventare già due. Conosci tuo figlio per un genitore che debba quindi prendere delle decisioni su quello che lui videogiocherà. O giocherà. Esatto, e il videogioco ha dei linguaggi diversi a seconda del... Quindi conosci i videogiochi, che sì, invece è riferito a tutta quanta la società, diciamo, sì, che fino adesso questa cultura del videogioco è ristretta a un numero e magari proprio chi ci lavora dentro. Sì, quindi sì, certo. Approfitta di alcune... anche di alcune strutture che favoriscono la vendita, no? Anche se appunto dici, no, questo gioco ha usato un marketing sapiente, sì. Però i videogiocatori hanno abboccato, perché poi i soldi li fai. Certo che hanno abboccato, ovvio. Quindi forse questa cultura del videogioco manca anche a chi usufruisce dei videogiochi. Ah, è un discorso sociale, sì, quindi esteso. È generico, i videogiocatori spesso sono degli ignoranti nei confronti del videogioco, clamoroso. Benissimo, benissimo. Siamo, io direi quasi all'ultima domanda, dopodiché lascerei un po' di spazio al pubblico. E la domanda che ti faccio è relativa, forse anticipo anche una delle quelle che ti avrebbero fatto loro, a quello che sta per succedere, perché ci sono state delle situazioni per me ignorante della storia del videogioco, che sono situazioni che sono sembrate dei momenti chiave di svolta. Ti faccio l'esempio del Nintendo Wii. Quando è uscito il Wii, io ho cominciato a pensare, ecco, vedi, da adesso in poi succederà che nei videogiochi sì, ci si muoverà, si farà. No. Adesso c'è l'uscita di questo Oculus Rift e di altri giochi che funzionano con lo schermo. Come si identifica una svolta e se ce n'è una in questo momento? Ok, allora, noi adesso sembra follia dirsi, è anche un po' frustrante a dirsi, non bisogna vederla in questo modo perché altrimenti fai che palle, in realtà no, bisogna gioire quello che c'è, ma stiamo vivendo la preistoria proprio del gioco, noi siamo i cavernicoli del videogioco, perché molto presto in termini di storia dell'umanità, quindi insomma potrebbero essere decine di anni, centinaia. No, parlo di un secolino. Ok. Cioè tra un secolo non ci saranno televisori, ma proprio no. Quindi la realtà virtuale, il dover avere un casco con davanti uno schermo che ti porta, e credetemi, temo pochi in questa sala abbiano provato il VR, non è quello che sembra. Il cervello viene realmente ingannato. Il cervello è convinto, ve lo garantisco, è convinto di trovarsi in quel luogo. L'unica cosa che ti distacca fisicamente dal sentirti presente in quell'universo diverso è che uno, il tuo corpo non reagisce alle sollecitazioni di quello che vedi, e due,
hai una risoluzione bassa e una chiara, un chiaro engine grafico davanti, ma a livello di profondità è spaventoso il risultato che ottieni sulla mente, tanto che appunto vomiti come un animale, perché fondamentalmente che cosa succede? Se tu sei in un ambiente che non conosci, puoi muoverti e non succede nulla. Se il tuo cervello ha una memoria di qualcosa che conosce, per esempio la guida, e tu sterzi in VR e non ottieni G laterali, senti tutti gli organi che si spostano, perché il tuo corpo sta implicitamente, automaticamente, per esperienza, compensando i G laterali, che non ci sono. E quindi fai, oh no 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 no, è un po' tutto. Perché, esatto, succede così. Quindi ok, una cosa, basta vedere che poi sembra che lo facciano apposta queste persone, perché fanno le demo apposta per far cadere le persone, perché se tu metti in VR su un burrone, quel burrone è vero, quello casca come un salame, perché perde l'equilibrio immediatamente, anche se in realtà è perfettamente equilibrato. Il cervello compensa, compensa, hai proprio le ossicine delle orecchie che fanno, oh sto cadendo, no non è vero, ma cadi uguale, perché in realtà tu stai compensando una caduta che non sta avvenendo. Quindi in realtà il cervello si inganna. Ora, è preistoria, perché se voi lo vedete, sembra di vedere l'inizio di Alien, cioè proprio Ridley scottiana sta cosa, con sti cosi brutti, con 50 cavi orrendi. Poi il PlayStation VR è elegantino, coloratino, leggerino. L'Oculus Rift e l'HTC sono degli alieni che ti stanno inglobando fondamentalmente. E questa cosa, già tra 5 anni, saranno una metà più grossi, no, la metà no, un terzo più piccoli, e magari wireless, già c'è l'Oculus wireless, quindi tra 15 anni, 20 anni, 25, diventeranno un, non dico l'unico modo di giocare, però quasi, non sarà, saranno qualcosa, spero, di un pochino più evoluto. Tra un secolo, ciao, ci saranno i programmi, abbiamo già fatto l'ologramma della mela, abbiamo già fatto l'ologramma della cosina, esteticamente, sono riusciti a creare atomi fisici di ologrammi, pensate tra 100 anni con lo sviluppo tecnologico che c'è adesso, quindi io già immagino i divertimenti di quando dovrai uccidere persone olografiche davanti a te. Adesso la gente impazzisce quando uccidi qualcosa sulla televisione. Pensate quando, quando un'intelligenza artificiale avanzata implorerà pietà e tu ammazzi. Lì sarà un'altra cosa. Lì in realtà di nuovo ci sarà un attimino di aspetta, che conseguenze può avere sulla mente la mancanza di empatia se l'intelligenza artificiale è troppo realistica? Perché basta un attimo, perché per ora c'è un motivo per il quale in GTA, in Red Dead Redemption, in questi videogiochi così realistici, gli sviluppatori potrebbero farlo, ma trattano i pedoni come se fossero giocattoli, perché per te sono giocattoli. Nell'istante in cui loro li programmassero in maniera emotiva, fermi tutti, perché avresti, no, in realtà non te ne frega un cazzo comunque, però se tu dovresti immedesimarti, se loro implorassero pietà avresti un impatto diverso. A loro non interessa, perché GTA è sardonico, GTA è spassoso, lo si prende sul serio. The Getaway imploravano pietà, era tutta un'altra cosa. È appunto come il videogioco parla a te. Quindi sì, stiamo vivendo un cambiamento e lì ci sarà da rivedere un po' tante cose. Se saremo rimasti così tutti ignoranti come animali dell'argomento, anche perché la tecnologia corre, la mente delle persone no. Quindi siamo in una sorta di loop contorto, un vortice che porterà sempre più caos fondamentalmente, quando in realtà non ce n'è bisogno, anche perché si pensa tanto, adesso sta serata è tutta su stupri e morte, però in realtà nel VR si può dipingere, cioè Dreams di Media Molecule in VR, se lo fanno anche in VR sarà qualcosa di... Tu potrai letteralmente prendere qualunque forma di materia e comporla davanti ai tuoi occhi, creando un tuo mondo. E non perché così ci vivo dentro, ma perché hai creato un quadro nonostante tu non abbia nessuna capacità artistica, perché ti potenzia come essere umano, perché esiste il talento, purtroppo, quindi puoi anche a 4 anni suonare il violino, a malapena lo tieni in piedi, però sai già l'orecchio solo come funziona. Sono contento per te, stronzo. Però il fatto che se tu non sei in grado di dipingere, ma dentro di te ce l'hai il desiderio di creare, attraverso uno strumento che ti potenzia, non ciberneticamente, ma aspettate un attimo, sì, tra 100 anni il cibernetico sarà un supermercato, ovviamente, perché adesso abbiamo il Google Glass, non ci si mette niente, cioè Black Mirror comunque non è stupido, si pensa, voi dovete dirmi, continuo a dire, pensate a 100 anni fa. Ma pensate a 50 anni fa, ah, vabbè, cazzo, non è il 2000, vabbè, siamo vecchi, 70 anni fa,
il concetto del televisore è follia. Non so neanche dire il cellulare. I cellulari sono degli anni 90, siamo tutti nati prima, mi sa, quindi è un po' una merda. È tutto molto recente, è tutto molto veloce. Quindi fondamentalmente ci si ha la follia, ormai la fantascienza è una sciocchezza, è solo scienza che viene, perché ormai è tutto molto veloce, molto veloce. Se voi vedete dei grafici bellissimi dello sviluppo tecnologico dell'umanità, è bellissimo, perché a seconda di quanto zoomi, non importa quant'è, tu vedi un grafico e poi il grafico si rompe perché è una retta verticale, non riesci a vederla che sale in qualche modo, diventa retta dopo il 1940, perché è troppo veloce. C'era, adesso non mi ricordo come si chiama, perché faceva parte appunto di questa cultura generale che esploravo da piccolo, ma c'era un teorema sulla tecnologia nei confronti del digitale che recitava: la tecnologia raddoppia ogni 5 anni, non vale più, è molto più veloce adesso. Cioè, dire raddoppia ogni 5 anni, già follia, no, ormai non vale più nulla, perché stiamo andati molto oltre il doppio. L'unica cosa che frena i numeri è il mercato, per fortuna, o per sfortuna a seconda dei casi, però è così. Sì, certo, siamo preistorici qua, però il VR è lo step successivo. Adesso ovviamente no, perché, ripeto, i videogiocatori non è che cercano di alienarsi dalla vita, i videogiocatori vogliono videogiocare. Un videogioco è un sistema complesso in cui devi premere almeno 16 tasti contemporaneamente. Io mi ricordo ancora il mio docente del liceo di fisica, che era anche lì un po' cane, però no, era molto competente, però era proprio stronzo come persona, che ci disse: io mi sconvolgo nel prendere coscienza di come siete così incapaci a prestarmi attenzione e contemporaneamente così abili a gestire input di 16 pulsanti contemporaneamente mentre interagite con lo schermo. Perché i controller, anche se non sembra, hanno 16 tasti, molto spesso li utilizziamo almeno 9 contemporaneamente senza pensare, di puro istinto e esperienza. Ok? Quindi se tu mi dai un telecomandino che gioca così, il videogiocatore muore dentro. Però avvicini altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, ci siamo, piano piano. Il passaggio successivo non sarà, e non sarà, ci saranno esperienze simili per la Quantic Dreams del futuro, magari con uno sceneggiatore più bravo, però avremo esperienze nel secolo futuro in cui avremo esperienze in cui siamo dei protagonisti all'interno di un ologramma e interagiamo fisicamente con gli oggetti e viviamo un'avventura emotivamente che sarà molto peggiore di quanto abbiamo mai visto fino ad oggi. Probabilmente la gente cadrà in ginocchio dal dolore emotivo, perché se ti immedesimi adesso ti guardi quando hai davanti a te un essere vivente che ti comunica, che dico. Ma viceversa, il videogioco non sarà mai così. È impossibile che il videogioco sia così. Non è che sto dicendo non capisco il futuro, non sarà così, ci sarà un genere. Le graphic novel interattive saranno così, ma il videogioco vero e proprio sarà sicuramente senza il controller, ma con delle dita. Cioè avremo degli input, avremo la possibilità di utilizzare input veloci, perché il videogioco non è un'esperienza interattiva che c'è una bella storia, è a modo suo sfida, competizione, abilità e interattività veloce. Questo è il senso. Quindi adesso già ci sono i guanti, però siamo a livello Power Glove 2, quindi ci vuole un po'. Ma quando ci sarà, effettivamente, Minority Report è una cazzata, ci vuole un secondo, semplicemente, ovviamente non è facile creare un ologramma stabile in cui tu riesci, un ologramma, insomma, non necessariamente un ologramma è una parola grossa, basta anche un vetro, questi ci sono dei computer alla Minority Report che giocano con il touchscreen in questo modo, non sono come quelli del film, ma tra 30 anni ovvio che sì, non è fantascienza, è una stupidaggine, semplicemente noi siamo ignoranti, fantastichiamo su come raggiungeranno delle persone incredibilmente competenti in ambito scientifico a raggiungere quei risultati, ma ci saranno, quindi tra un secolo avremo quel tipo di interazione. Quindi la risposta sì. Bene, quella che hai descritto è una svolta tecnologica, quindi dovremmo parlare di un potere suggestivo che aumenterà, della tecnologia in generale, sì. Che sia per affrontare, come dicevi tu, una graphic novel o un videogioco, che sono già due mondi diversi. Esatto. Ma il potere suggestivo sarà superiore ancora. Sì. Bisognerà ancora avere più anticorpi per la capacità, spirito critico tra il sì. Differenziare sì. Un aspetto dall'altro, difendersi dalle eventuali appunto, forze delle suggestioni.
siamo d'accordo su questo. Sicuro. Allora, in un certo senso, mi viene anche da dire che no, perché un paio di volte hai fatto questa sottolineatura. Se sei matto di tuo, è ovvio, poi ci cade. Se sei matto di tuo, in realtà c'è un pericolo che, non essendo matto di tuo, però, in un, per delle fragilità che hai, esatto, tu venga preso all'amo. Sì, quello sì. Ok. Ed è quello che diciamo con gli MMO. E qui ti fermo, perché? Perché apro la parentesi che avevo promesso, perché avete visto, no? Abbiamo centrato con lui, siamo andati dritti a bomba su un argomento che tocca molto la società e il sociale. Però adesso, se avete curiosità relative anche al puro mondo del mercato dei videogiochi e dei videogiochi in particolare e altro, questo è il momento, perché dopo questa finestra, il secondo ospite speciale di questa serata, Maurizio Principi, ci raggiungerà qui sullo sgabello e faremo una chiusura tornando sugli aspetti sociali del gioco e del videogioco, perché ormai basta centrarsi solo sul videogioco. Prego, domande? Bella risposta. Lei non sta arretrando, sta rallentando. Nel senso che, come abbiamo gli smartphone, abbiamo i computer e le home console e le handheld. Cioè, okay, adesso abbiamo, cioè, la Real Engine 4 è uscito, non è che è stato retrocesso al 2. L'evoluzione tecnologica c'è, anche perché c'è una gigantesca fetta di utenza che segue la crescita della PlayStation 5, ci sarà Microsoft, vedremo che fa boraccia, che sta un po' in acque cattive, eccetera. Il problema più che altro, più che la tecnologia, è il game design. E ovviamente quindi non conoscevi Sabaku, ma ti sei informato e hai visto tutti i suoi video, centinaia di ore di completamente. Esatto, sembrava per essere fresco, ok. E lui, prima ancora di essere presidente CLAD, questo ci interessa poco, ci interessa invece che è psicologo. Uno psicologo che in particolare ha lavorato tantissimo con i ragazzi, con i giovani, ha lavorato tantissimo su varie forme di disagio, devianza e dipendenza. E anche sull'azzardo, ad esempio, che è una delle forme di gioco, anche se non so se si possa dire che l'azzardo è davvero vicino al gioco, al videogioco, anzi, forse io partirei proprio da questo. La domanda che ti faccio, Maurizio, è in due parti. La prima, hai sentito cosa ci ha raccontato Sabaku stasera? Quindi se hai un'opinione, una tua considerazione da fare, mi interesserebbe conoscerla. La seconda è, tra le varie forme di gioco, come posizioni l'azzardo rispetto al mondo del videogioco che abbiamo sviluppato con Sabaku e al mondo del gioco che abbiamo sviluppato in questi due giorni, giochi da tavolo e giochi di ruolo. Complessa, cerca di essere sintetica. Mi spiace. Io siamo verso tutto. Vai. Allora, facevo questa battuta per aprire un po' qualche considerazione. Un po' più voce alta, perché sennò là in fondo non sentono niente. Di sicuro la serata e queste cose che ho sentito per me è abbastanza nuovo. Io sono analogico. Lo capisco. Dal vinile, così. E quindi per me è una scoperta, insomma, questo, molto interessante. Peraltro la situazione che si è creata mi fa dire perlomeno questo inizialmente, c'è tanta gente, quindi sì, non ci sono bastate le serie, e un sabato sera, no, tra le varie occasioni di ritrovo e di occupare la sera, cioè, molte persone siano qui a ragionare, a confrontarsi su questo tema, è già qualcosa che colpisce. A me sì, mi colpisce. Mi colpisce pari la direzione del gioco che un po' la psicanalisi, la psicologia, così sottolinea come utile alla vita. Cioè il gioco è tale quando è qualcosa in cui la dimensione umana di confronto, di interconnessione, insomma, è
è messa in risalto. Cioè non è più gioco quando ci si isola, quando si è completamente da soli, quando non si... Si smette di comunicare. Si smette di comunicare. Noi abbiamo un progetto che si chiama Game Over, quindi riprendo una parte del titolo di queste giornate. Il sottotitolo è quando finisce il gioco comincia l'azzardo. L'azzardo. Quindi Game Over è dedicato all'azzardo, non al videogioco, perché esatto. Game Over può anche prende un'antica esatto. Parola del videogioco. Chi c'era, no? Ci potrebbe essere. Però nell'accezione del nostro progetto è legato invece a quelle forme di disagio che peraltro che possiamo osservare quotidianamente. Adesso ci sono anche qui gettate con molte sale giochi, state scommesse di queste sale giochi, comunque molti frequentatori sono giovani. Sale slot, sale scommesse tantissime. Della vostra età, esatto, io passo avanti. C'è questa dimensione lì. Allora, secondo me non si gioca più in quelle occasioni perché si sospende quel tempo di riflessione e di confronto con gli altri. Cioè le caratteristiche principali delle macchinette per giocare sono legate a una atemporalità, un isolamento, una dimensione in cui alcune fondamentali esigenze comunicative non ci sono più. Quindi raccontavamo, noi con il collega Massimo Casso gestiamo da diversi anni uno sportello in cui vengono i giocatori che non giocano più, insomma, i giocatori patologici. D'azzardo, sempre, se ci vediamo. D'azzardo. Ok. D'azzardo. Che così si trovano completamente in questa situazione, dove non si isolano, non hanno più il piacere del gioco. C'è tutta una tradizione, io me lo, anche da analogico, me l'ho preparato una serie di riferimenti così, tipo una relazione classica. Comunque c'è la storia del pensiero, della filosofia, della psicologia, l'elogio del gioco, il gioco vero, quello che da Huizinga a Kelloa, sono diversi autori che hanno scritto delle cose che magari già vi fa piacere, potete anche leggere, in cui viene valorizzata proprio quella dimensione fondamentale di scambio, di creatività, di crescita, di potenziamento che il gioco è inteso in un certo modo volare. Quando tutto questo non c'è più, quando ci si, come dire, si rinuncia all'umanità del gioco, allora poi ci sono delle situazioni di dipendenza in cui sì, c'è un impoverimento generale. Il gioco d'azzardo è una delle forme di dipendenza patologica, con Paolo ci vediamo al dipartimento. A questo proposito ti interrompo un secondo perché molti di loro magari appunto sono videogiocatori e sono giustamente a seguire Salvaggio. Come ti accorgi di aver sorpassato un certo confine? È questo che ci stai raccontando, cioè il fatto di sentire che ha degli effetti negativi sul tuo stile di vita? Come ci si accorge? Non te ne accorgi secondo me? Allora, di solito sono gli amici, tante volte sono anche gli amici a segnalarlo. Più volte mi hanno raccontato che in un gruppo di quell'anno che magari giocavano, che avevano anche la possibilità di scambiare insieme delle esperienze di gioco, c'è qualcuno che inizia ad isolarsi, qualcuno che o va nella sala giochi, nella sala dell'ambito di gioco in via, sì, così, oppure indugia tantissimo nel giocare da solo, ecco, cioè, gli amici a volte hanno, cioè sono stati gli amici stessi a segnalare, o i familiari a segnalare questo impoverimento generale, cioè questa situazione che andava degenerando verso il miglioramento. Prego, sì, allora, al di là della battuta, che non so quanti capiranno qui, perché si nicchia nella nicchia, di pensare a quanti appassionati di metalgia stanno diventando completamente critici, paranoici, giocatori d'azzardo con le pacinco in Giappone. Però, allora, qui faccio invece un esempio che purtroppo appunto il dottore non potrà capire, ma voi sì. Due esempi.
di giochi d'azzardo nel videogioco. Uno puramente positivo, l'altro negativo, che è stato infatti fermato. Escludiamo gli MMO, che sono un altro universo infinito e quindi nella sua eternità può provocare la chiusone sbagliato. Ma un tipo di effetto che è esattamente quello del gioco d'azzardo, ma che in questo caso non ha e non può avere effetti negativi perché manca di tutto ciò che è nocivo, è, poi se qualcuno proprio non ne sa nulla cerco di usare un po' più parole, il breeding dei Pokémon. Vale a dire, il fatto di dover far, è un meccanismo semplice, sono creature che si fanno accoppiare per dare alla vita dei mostriciattoli geneticamente più forti, quindi i genitori si cambiano in base a quanti effettivamente geni buoni hanno e continui a creare quindi una gerarchia evoluzionistica in cui alla fine hai la creatura perfetta. Il fatto di avere un uovo, al posto di avere direttamente il risultato, e di dover aspettare del tempo per farlo schiudere e avere una percentuale di 1 su 8600, di avere una creatura di colore diverso, più rara, non è che ti fa impazzire perché gioca d'azzardo, è l'unico motivo per cui riesci a farlo senza impazzire dalla noia. Quindi riesci a dire, si sta per schiudere l'uovo, che chissà che c'è dentro. E questa è una cosa positiva, che però è esattamente il gioco d'azzardo, senza però il problema, perché non ti viene voglia di farlo più volte, perché tre, e due, non ottieni nulla se non qualcosa che potresti fare in altro modo più velocemente, ma lo fai perché è divertente. Quella sensazione, solo quella sensazione. Poi la cosa negativa che ha portato anche alla morte, i coreani, quindi ok, strano, ma solo lì è successo, mi sembra, è stata la casa d'aste di Diablo 3. Cosa che la Blizzard ha fatto, non so quanto con intenzioni buone, però probabilmente buone, senza rendersi conto che cos'era la casa d'aste. Dai Diablo. Diablo è un videogioco il quale ti fa eliminare orde di avversari all'interno di storyline piuttosto fantastiche, eccetera. Per orde intendo migliaia, decine di migliaia, riesci a uccidere i nemici un paio di giorni, quindi sono orde, divertente, colorato e esplosivo. Ognuna di queste creature, a seconda della loro rarità, lasciano degli oggetti, puramente all'epoca. Quindi all'epoca era oggi è diverso, ma all'epoca senza i loro interventi su combatch era catastrofico questo. Quindi prendetemi alla lettera, puramente casuali, in ogni loro caratteristica, indipendentemente dalla classe di personaggio, livello, tutto casuale praticamente. Quindi puro azzardo. Che succede? Cos'è la casa d'aste? Tu potevi comprare e vendere quegli oggetti per reale denaro. No. Hai rotto tutto. Non c'è niente. Perché le persone erano consapevoli, realmente consapevoli, perché non era un'illusione, tu potevi fare veramente denaro attraverso questa meccanica, perché più giocavi, più avevi opportunità di trovare un oggetto raro. E gli oggetti rari andavano tranquillamente per $250 sull'unghia in un secondo. Blizzard aveva fatto questo perché nei precedenti videogiochi comunque l'azzardo c'era, in quanto i giocatori trovano gli oggetti e li vendevano su eBay. Sì. Era chiaramente illegale, ma li andavano anche per $3,000. Cioè, tuttora questa cosa succede. No. Sì, il fatto è che adesso finalmente, certe realtà non mancheranno mai, vendono direttamente gli account, però il videogioco ha capito come evitarlo, ossia gli oggetti diventano account bound, li trovi tu, non puoi lasciare nessun altro. Okay. Hanno rimosso lo scambio, togliendo una parte giocosa all'esperienza, ma evitando questo problema. E ci sono le persone che per arricchirsi in quel modo giocavano al punto da rompersi. E questo è rimosso. Oppure persone confermano, oppure dimmi se è una bufala quella che è uscita, che ho letto, che erano pagate e praticamente quasi schiavizzate per videogiocare 12 ore al giorno. Questo succede tutto normale. Succede tutto. Questo non è una cosa, non so dirti l'accezione obbligatoria schiavista, non credo sia così, magari in qualche ufficio sì, anzi diciamo che è così da qualche parte, perché sicuramente è così. Ma è un reale lavoro cinese, vale a dire, negli MMO esiste la valuta non reale, la valuta, l'oro, la moneta finta, senza stare a parlare di gold sync e altre meccaniche, sintetizzo. Visto che quest'oro è importante per giocare meglio, e effettivamente molti adulti videogiocano gli MMO e non hanno il tempo di essere coreani,
in Oriente hanno pensato, perché loro sono abbastanza sbatti in queste cose, come sono veramente macchine, questo è una fonte di profitto. Quindi hai interi studi che farmano denaro nel gioco per 12 ore al giorno, anche 8 in un mondo reale, in un mondo non cinese, cioè insomma in un orario di lavoro, e poi in maniera non illegale, in maniera contro le regole di gioco, perché non è illegale, cioè contro le regole legali del gioco, ti vendono la moneta per soldi reali. A quel punto non è che tu videogiocatore, oh, anzi ti aiuta, perché tu se vuoi fare il furbetto spendi $20 e poi sei giocato un mese. Però sì, non è una bufala, anzi, basta che tu blocchi qualunque giorno, tranne in alcuni MMO come Final Fantasy XIV c'è molto controllo, perché ovviamente la compagnia non vuole che accada. Uno, perché togliete, i giocatori giocano meno e quindi pagano meno. Due, perché distrugge l'equilibrio di gioco di chi invece non paga. Certo, chiaro. Quindi l'equilibrio di gioco è molto importante. E quindi tu logga in qualunque videogioco online, guarda la chat e nelle città troverai sempre il caps lock, vendo oro per, che ne so, $1,000,000 per $2. Tu ne spendi 20, prendi 40 milioni e così, ma è una cosa, non è neanche una cosa da scoprire, proprio... La palissiana. La palissiana, se posso dire le cose. Prego, intanto che dici, anzi prima che tu intervieni, vorrei dire che adesso ci abbiamo la conclusione per delle considerazioni che naturalmente potete fare anche voi dalla platea. Prego. No, era molto interessante questo, perché è vero che c'è questa dimensione dell'azzardo, però è totalmente diversa. Totalmente diversa, perché l'azzardo, perlomeno per due aspetti che mi venivano in mente, l'azzardo è qualcosa che ha a che fare con il contrario delle capacità. Oh. Cioè si azzarda di più, si azzarda, certo. Sempre in maniera più semplice. Cioè c'è la velocità della vincita o della perdita, senza l'abilità di riuscire a costruire scenari per arrivarci. Questa è la differenza abissale. Una sottigliezza invece un po' più di natura psicanalitica è che il giocatore vuole perdere. Il giocatore d'azzardo, per l'esperienza che abbiamo maturato ormai in tanti anni, purtroppo è un soggetto che va a perdere, non a vincere, perché anche quando vince poi si gioca tutto fino a che non va a casa completamente umiliato, avendo perso tutto. Però lui vuole la svolta, questa è la cosa che non, di cui ovviamente non ha... Sì, cioè lui vuole rifare in qualche maniera di una perdita, chissà, è una forma di piacere perverso per perdere. Però non conosco giocatori patologici d'azzardo che non perdono. Anche quando vincono, poi rigiocano finché non perdono. Cioè, mi raccontava un ragazzo che aveva vinto, non so, €100 e poi ne ha perse 30, ha pensato ho perso €30, non che ne avesse vinte 160. Esatto, sì. E quindi ne ha perse 400. Esatto. Quindi ci sono. Di sicuro, questo che sentivo è un azzardo, però un azzardo. Wow. È l'alea, perché tra le categorie di gioco, l'alea è quella in cui c'è questa dimensione aleatoria, il fatto, il caso. Un conto è giocare col caso e cercare di aggirarlo, insomma, no, con abilità. Un conto è la macchinetta che ti riduce a un dito che... Ah sì, infatti, lì non c'è più nulla, non c'è più nulla di questa creatività. Insomma. Assolutamente. Bene. Ci sono domande e considerazioni? Beh, prego, poi andiamo alla fine. Prego. Okay. Non si pensa invece che questo giocatore d'azzardo di cui si parla sia invece un soggetto mirante, perché dato il calcolo fattoriale combinato, sia un soggetto che non sa vincere? Perché ad esempio, non so, io penso a tutti i cinesi che si appostano dietro le slot per come si gioca e poi alla fine della giornata loro si ritirano tutto quanto il manopolo, ecco, perché loro osservano cercando di capire come vincere. Questo tipo quando di è che la macchinetta paga. Non è per caso invece ignorante anche questo, piuttosto che patologicamente, sia patologicamente sbagliato pensare che si vinca nel gioco d'azzardo.
Per la mia competenza sì, ovvio, chiaramente sono tutte persone profondamente ignoranti, no? Non c'è niente unito, se non ti senti. Non ti c'è un giocatore d'azzardo che invece raggiunge i però risultati. Io parlo dell'istinto da consumatore, da essere umano, grazie a cazzo parlo di fare. Con le slot mi sento di escluderlo, quell'esperienza che abbiamo fatto è una leggenda metropolitana. Ci può essere qualche soggetto più furbo, però non è un giocatore di azzardo patologico, è uno che cerca di arrabattarsi così, perché chi ha una patologia, chi ha una difficoltà e si intrappola in questa cosa, poi non è, salta tutto, cioè la logica è come... che deriva dall'ignoranza, cioè magari piuttosto che... Non un'ignoranza di sapere, però un'ignoranza affettiva, un'ignoranza psicologica, una povertà interiore. Quindi perché... il gioco d'azzardo, se uno conosce determinate regole attraverso il fatto di un calcolo naturale determinato, può portare a dei risultati. E non è... Non c'è una matematica, non c'è una matematica. Se posso intervenire su questo, parliamo di una fenomenologia che può riguardare il giocatore professionista di Texas Hold'em o di altri giochi dove c'è una componente anche di abilità. Se parliamo di gratta e vinci, slot, superenalotto, non esiste il professionismo, non esiste il calcolo. E sono assolutamente impossibili, sì, sono statistiche che ti condannano alla sconfitta e non può esistere il professionismo. E da questo punto di vista vorrei aggiungere che a tutti noi può capitare, perché è vero che qui si è parlato di ignoranza, di non conoscenza, però tutti noi abbiamo delle fragilità che in un certo momento possono essere prese all'amo, come dicevamo prima, con le suggestioni del mondo videogioco. Segnati quello che ti dico. Ah sì, aspetta un secondo. No, è soltanto un appunto che devi scriverti da casa. C'è un video su YouTube, che tra l'altro è anche parzialmente legato ai videogiochi. Il canale YouTube hanno messo la cosa tolto per fatelo dettare, lo scrivo. E diciamo che lei ci dice, il fa 5, il famoso giochino delle palline. Allora, l'ultimo intervento, poi vediamo per lasciarvi il tempo anche di fare delle foto con lui, eccetera. Guarda, il tuo intervento penso sia pienamente condivisibile, complimenti per questa analisi. Francesco, volevi dire qualcosa? Pensi che giocare d'azzardo sia direttamente collegato con il fatto che la natura umana cerca questo scontro infinito per annullarsi, no? E anche come anche a pesca in una situazione è giocare d'azzardo in qualche modo cacciare da solo. Una tendenza naturale umana. Questo è l'individuo che la sua azienda non riconosce i propri limiti e lì magari trova per cuore, perché fa, cioè, può essere un'anzianità o una generosità, però sempre questi discorsi non lo fare, cioè mancanza di consapevolezza. Credo che sia nell'umano questo sfidare, però cioè, alzarsi la mattina presto, vestirsi, andare a pesca comporta una serie di azioni e di pensiero, di preparazioni che entrare dentro una sala scommesse con la ripetizione per finire tutti i soldi è diverso. Anche quella c'è una metodica, solo che non è subito letale, magari. Cioè, quello che esiste si è diffuso, perché se sbagli una difficile non è che muori, se sbagli una cinghialata carica, cioè ci rimani, cioè però forse ti prima davvero, cioè però io genetica, sicuramente, però questa componente rituale che sottolineava il principio io la risottolineerei, perché è un po' anche la differenza che c'è tra il P2P che dicevi prima e un videogioco dove tu c'hai un'esperienza interattiva che abbia un valore. E
E forse qui tocchiamo una cosa che dovrebbe esserci sempre nel gioco, che anche quando si perde si è vissuta un'esperienza. Non è un modo per dire che tutte le persone abbiano un'estetica dell'attività. O un'etica. O un'etica. Però l'etica. Forse su questo vuoi. Io parlo di un'estetica. Forse hai ragione, non saprei. La tua provocazione è interessante, filosofica, però arriva un po' tardi. Quindi vi devo salutare, fate un applauso a Maurizio Principi.